Benvengono, prego. Di il tuo nome e tutto quanto. Il mio nome è Michele Metta e sono qui su invito di Paolo Bolognesi, lo ringrazio nuovamente. E serve proprio per sottolineare l'importanza davvero di istituire una commissione d'inchiesta, perché ci sono delle novità molto importanti sul caso Pasolini che avevo già esposto e ci sono degli aggiornamenti. E si tratta di questo, appunto. Abbiamo questo avvocato, vi facevo presente, Giorgio Zeppieri, che per anni si è accanito giudiziariamente contro Pasolini. E la notizia che davo è che viene determinato essere parte di una società per azioni romana chiamata Centro Mondiale Commerciale, che società per azioni vera non è, ma centrale coperta della CIA, e ripeto, abbiamo prove concretissime per dimostrarlo. Parlavo la volta scorsa di un filo conduttore preciso che lega la persecuzione giudiziaria mossa da Zeppieri e l'uccisione di Pasolini all'Idroscalo. E sono lieto oggi di annunciare che l'approfondirsi delle mie indagini ha riscontrato che dietro la perizia psichiatrica promossa da Zeppieri su Pasolini e firmata dal piduista Semerari, spuntano i nomi di due personaggi. Il primo legato alla gestione della latitanza di Franco Freda, il secondo connesso a Pazienza, la cui vicinanza a Gelli è notoria per gli addetti ai lavori. E in ultimo ricordo per l'ennesima volta che con Zeppieri stiamo parlando di un sodale stretto di un altro avvocato chiamato Rocco Mangia, che con il caso Pasolini ha molto a che fare, perché fu colui il quale poi gestì Pelosi in modo tale per cui Pelosi si dichiarasse l'unico responsabile di quanto accaduto all'Idroscalo. Ringrazio molto.